fenomeno. Va bene. È 9JT. Scusa, cosa? 9JT6345NX. Adesso l'hai capito? Nel sistema non risulta, ma ultimamente abbiamo avuto dei problemi tecnici. In un paio di giorni dovremmo risolvere tutto. Un paio di giorni? Cos'è, uno scherzo? Una settimana, non posso aspettare due giorni. Mi spiace. Alex, la cimice che mi hai dato è facile da piazzare. Stai andando alla TF-29? Di già. I nostri nemici non aspetteranno che ci riprendiamo. Giusto. Troverai un ingresso dati nella scheda madre dell'NSN. Ti basterà inserire la scheda e il gioco è fatto. Bene, ti farò sapere più tardi. Potrebbero essere dei fantasmi. Sto scavando in edizia da uno. Forza una stretta cervello. Già, vedrai dopo un passo che ti fa contare le nostre. Adam, eccoti finalmente. È ancora tutto intero. Ciao, Aria. Sì, ci è mancato poco. Sono stato fortunato, al contrario di molti altri. Ero qui quando sono arrivati i primi rapporti. Un delirio. Telefoni che squillavano, gente che urlava cercando di capirci qualcosa. E quando Miller mi ha detto che eri proprio lì... Sto bene. Meno male. Lo stai cercando? È impegnato. Credo stia parlando con Lione. Davvero? Sta usando l'NSN? Sì, l'ho appena visto. Tieni, prima che mi dimentichi. Che cos'è? Il tesserino per il poligono. Stamattina Cheng ha cambiato tutti i codici, raccomandandosi di dare l'accesso solo a chi dice lui. L'attentato l'ha sconvolto. Il 31° in 6 mesi, riesci a crederci? Io sono felice che tu stia bene. Grazie, Aria. Ti lascio tornare alle tue mansioni. Sì, meglio che torni di sotto. Sarà una giornata impegnativa. Passa a trovarmi se vuoi. Ricevuto. Catarina Giulia nell'ufficio dell'agente Metri. Agente di cultura d'agente. Così hai deciso di allenarti un po', eh? Thank you.
continuo. Ricarica prima di restare a secco e risparmierai tempo. Zoomando con il mirino classico acquisisci i bersagli più in fretta. Provaci, noterai la differenza. Ma occhi ai caschi, possono rallentarti. Ok, se il bersaglio indossa una corazza, ogni tuo colpo infligge meno danni. Sparare ai dispositivi di sicurezza non sia l'ideale, perciò prova a disabilitarli. Dopo aver disabilitato un dispositivo di sicurezza, i proiettili perforanti lo elimineranno più in fretta. Dovresti avere sempre un'arma di scorta, così potrai improvvisare, adattarti e sopravvivere a qualsiasi situazione. Ora. Adesso che ti sei scaldato, prendiamo in esame altri aspetti del tuo armamento. Per via del silenziatore. No, si torna alla normalità, ma se vuoi essere discreto, Ada, usa il silenziatore. Solo ricorda che i danni sono ridotti. Puoi usare molti altri tipi di innesti per potenziare le armi. Occhi aperti e cerca di trovarli.
Prova, ricarica prima di restare a secco e risparmierai tempo. Elimina due bersagli in fretta, ma brucia i colpi in un attimo. Immagino sapessi già queste cose, Adam, ma ora ti sei rinfrescato la memoria. Torna quando vuoi. Un minuto. Per me Singh ha una dipendenza dall'adrenalina. Corre sempre troppi rischi. Se l'è cavato, Singh sarebbe morto. Beh, sai una cosa? Secondo me hai ragione. Jensen, dobbiamo parlare. Erano ovunque la scorsa settimana. Non siamo al sicuro. La notte scorsa è collettiva. È stato un altro tentativo di penetrare il nostro firewall ieri notte. Accesso consentito.
Anomalia rilevata. Tracciamento avviato. Accesso consentito. Consentito. Alex, Cimice in posizione. Ricevi qualcosa? Controllo subito. Cazzo, Adam! Qualcuno lo sta usando. Non più, devo andare. Agente Jensen, nel mio ufficio. Ora! Agente Jensen a rapporto. Avrei fatto prima, ma eri impegnato con l'NSN. Sì, infatti. Devo preoccuparmi per te, Jensen? Scusa? Quella botta ai tuoi sistemi. Non ti starai incasinando il cervello, facendoti fare cose strane? Non inizierò ad aggredire la gente senza motivo, se è questo che ti preoccupa. Ti sei già fatto controllare? I tuoi potenziamenti sono a posto? Tutto sistemato. Bene, bene. Con tutto il casino che è successo, adesso mi servi al 100%. Sembravi incazzato quando mi hai chiamato. Tutto ok? Non lasciare mai il campo, Jensen, te ne pentiresti. Appena metti il culo dietro una scrivania, ti ritrovi sommerso nella merda politica. I capi ti danno noie? Cosa? Ah, quello. No, il problema è la polizia di Stato. Vogliono soffiarci l'indagine di Rosica. Devi andare laggiù e fargli capire chi comanda. Vuoi che mi occupi dell'attentato alla stazione? E Dubai? Dimentica Dubai. Ci penserà, mi credi. Con il dovuto rispetto, a Dubai ci hanno fottuti. Quei mercenari combattevano alla grande. E voglio scoprire chi sono. Erano potenziati, Jensen. L'istinto mi dice che è tutto collegato. Con l'attentato alla stazione? Forse. È possibile. Ma per verificarlo dobbiamo battere entrambe le piste. Mac ci sa fare. Vedrai che scoprirà qualcosa su quelle maschere dorate. E appena l'avremo reinserito nei jean, Singh potrà usare la loro rete per scoprire di più. Sempre che la sua copertura non sia saltata. Comunque sia, voglio che indaghi a Rosica. Prima che la polizia ci fotta la scena del crimine. Signor Si, hai detto che vogliono escluderci? Stamattina ho mandato Fletcher a supervisionare la raccolta di prove. Temo l'abbiano arrestato, visto che non ha fatto rapporto. Non possono tagliarci fuori. La Repubblica Ceca ha firmato il nostro mandato dell'ONU. Le indagini sul terrorismo sono roba nostra. Beh, adesso c'è l'ex direttore dei loro servizi segreti a capo della Polizia di Stato. Se n'è uscito con un cavillo.
sostenendo che l'attentato rientra nell'eccezione del terrorismo domestico. Domestico? Quindi è stata l'ARC, la coalizione per i diritti dei potenziati? Non lo so. Potrebbe anche aver ragione. Ma dobbiamo esserci noi sul campo per scoprirlo. Da dove comincio? Tecnicamente dovresti parlare con la nostra psicologa prima di tornare in azione. Non ne ho bisogno. Perfetto, infatti adesso non è in ufficio. E abbiamo già perso abbastanza tempo. Come arrivo a Rosica? I trasporti pubblici non fermano lì. Per te si fermeranno, lascia fare a me. Vai alla metro e chiamami quando sei sul posto. Buona fortuna, agente. In Cile il collettivo ha falsificato le votazioni, manomettendo il sistema elettronico e facendo eleggere un dodicenne come presidente. In Russia, dei droni violati hanno assalito San Pietroburgo. E negli Stati Uniti, milioni sono rimasti senza lavoro, dopo che il collettivo ha pubblicato il livello. Mi spiace, stanotte faccio